Sì, è un paese che non piace neanche a noi, ma non è una questione di referendum o non referendum, che è una questione di persone. Quando viene intervistato un dirigente dell'ASL Napoli 2 Nord e gli viene chiesto quanto tempo ci vuole per fare una visita, non mi ricordo più se è il diabete. No, anzi, gli viene riportato che i pazienti questo, dicono ci vuole un anno. E questo mi dice... Pare che cosa? Ma sei un dirigente? Sei pagato? Almeno una risposta come Dio comanda la riesci a dare? Almeno quella. Perché lì non è più questione, lì il problema non è più questione di Lombardia, Piemonte, Veneto o Campania. Lì è questione che chi dovrebbe fare il suo lavoro non sa neanche quello che succede nei propri uffici. Bisogna smetterla di privatizzare la sanità, mi permetta, perché la verità, come tutti sappiamo, noi che abbiamo fatto queste che dobbiamo fare degli esami a un certo punto, è che ci sono due corsie, la corsia pubblica e la corsia privata. Ma non è vero, e spesso, non è assolutamente sì, vero, assolutamente non è assolutamente sì. Vero. Ma lei non sa. Ma perché in Lombardia? Perché in Lombardia che c'è la sanità pubblica e la sanità privata, le cose vanno bene, e nel resto d'Italia le cose non vanno bene? Allora, diciamo questa cosa, perché in Lombardia, in Veneto, in Emilia, nelle Marche, che c'è la sanità pubblica e privata, le cose vanno bene, e lì da voi no? Sì, allora aspetto. Diciamo questa cosa, spieghiamolo agli italiani. Spieghiamolo agli italiani il perché la stessa cosa o la stessa prestazione in Veneto al pubblico costa X e in Campania al pubblico costa 10 volte tanto. Lo vogliamo spiegare una volta tanto? Il fatto che Veneto e Lombardia sono governate da leghisti è una pura coincidenza. No, allora diciamo, ma io non sto dicendo.